Smart Italia, buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna che ogni giorno vi racconta il paese che non si ferma nonostante i blocchi legati a questa emergenza che stiamo vivendo. Oggi incontriamo la nostra Roberta Chiappe, una collega che si occupa di competenze digitali, di un progetto che riguarda questo incremento delle competenze digitali per i dipendenti pubblici, ma anche di un progetto specifico con la regione Sardegna, il progetto Campus. Roberta, buongiorno. Ciao Claudia, buongiorno. Intanto raccontaci, ci vediamo qui in questo spazio di casa tua, come è cambiato il tuo lavoro, il tuo personale in tempo di smart working? Allora, chiaramente il lavoro, diciamo, io lavoro già, mi trovo già a lavorare molto a distanza con i collaboratori dall'ufficio, quindi in realtà il lavoro nelle modalità operative non è cambiato molto, è cambiato il modo di dover incastrare le attività lavorative nella vita personale, questo direi come la vita di tutti, questo ha cambiato molto. Ecco, invece parliamo un po' appunto delle competenze, di questi progetti, come li stai portando avanti? Abbiamo capito che i tuoi hanno una grossa fetta di attività online, per tutte le altre, specie quando si tratta di percorsi misti a distanza e in presenza, come è cambiato il tuo lavoro dall'inizio di questa emergenza, dai primi di marzo? Allora, diciamo che sì, il mio lavoro consta in parte di lavoro sulla produzione di materiali learning e per quello non è cambiato molto perché, come dicevo, già lavoro molto a distanza con i collaboratori, facciamo molte riunioni in videoconferenza, lavoriamo per obiettivi, quindi in realtà quello più o meno è rimasto lo stesso. Quello che è cambiato molto è nella parte che riguarda l'erogazione dei percorsi learning. Ad esempio, come dicevi, mi trovo a lavorare su un progetto che si chiama Progetto Campus Sardegna, un progetto che riguarda la tutela dell'ambiente e del paesaggio. E questo progetto prevede circa 600 persone che nell'arco di 2 anni fanno formazione in un corso blended, quindi in parte in presenza e in parte a distanza. Ora, quindi, ai primi di marzo ci siamo trovati di fronte alla scelta se interrompere il percorso, sospenderlo per 2 o 3 mesi, perché questa poteva essere l'ipotesi, oppure cambiare qualcosa e quindi trasformare la parte in presenza in una parte online, completamente online. Ecco, anche le persone abituate agli eventi in presenza erano tecnologicamente pronti ad affrontare tutto il percorso online? Diciamo questo, il nostro valore in quel caso è stato l'aver già progettato una parte di percorso per essere erogato a distanza, per cui sia i docenti erano stati formati proprio per lavorare, per fare delle lezioni nei webinar, perché non è la stessa cosa chiaramente, sia i partecipanti erano abituati a fruire parte delle attività online, ad esempio il progetto li aveva dotati di cuffie e microfono, e soprattutto però devo dire, il nostro punto di forza era che noi avevamo già dei tutor che poi sono degli esperti e-learning senior, i nostri tutor, che erano altamente specializzati, formati ed esperti nella gestione di attività e-learning, quindi anche in attività come questa che andavano completamente riprogettate, nel senso che trasformare un'attività in presenza in un'attività a distanza per noi chiaramente non voleva dire mettere le persone per 7 ore davanti a un computer col docente dietro, ma voleva dire proprio scucire l'attività in presenza e ricucirla, ricostruirla interamente in un'attività che potesse essere erogata a distanza. Una competenza questa che sarà sempre più richiesta, pensiamo a quanto sta accadendo nel mondo della scuola, dove questa emergenza ha colto di sorpresa i docenti che erano abituati ad una didattica tradizionale, invece si dovrà andare sempre di più verso una didattica pensata con pacchetti di formazione online, Roberta, e non semplicemente con una video lezione del docente. Esatto, considera che noi abbiamo in pratica dovuto trasformare 2 mesi di corso in un'attività online. Questo ha voluto dire proprio ripensare il modo in cui erano progettate le attività, nel senso che ad esempio ogni giornata in presenza di 7 ore è stata suddivisa in un pacchetto di 3 diverse unità didattica che prevedessero quindi dei webinar e quindi un'attività sincrona, no, con i docenti per la parte più trasmissiva e poi un'attività di studio a distanza
distanza a studio individuale oppure di esercitazione online e poi un successivo webinar in cui veniva ripresa l'attività, in cui l'esercitazione veniva rivista con i docenti. Quindi sono, come dire, in questo caso, così come per le scuole, il lavoro molto difficile è quello anche proprio di capire come un pacchetto di 7 ore, che vengano fatte in presenza può essere trasformato in una parte online, dove però va previsto un accompagnamento dei partecipanti, un accompagnamento nei diversi momenti, quindi in diversi modi. Benissimo, allora diciamo al MIUR che noi già lo facciamo e se avessero bisogno di noi, si possono rivolgere direttamente a Roberta Chiappe. Spero che non lo facciano tutti, comunque devo dire mi piacerebbe molto che questa esperienza potesse servire così non solo nell'emergenza, quindi a noi ma anche a tutte le pubbliche Infatti. amministrazioni per ripensare proprio il modo in cui si progettano le attività e-learning. Certo, assolutamente. Bene, Roberta, ti ringraziamo molto. Questa attività, insomma, questo incremento adesso se rimarrà almeno nel nostro istituto, quindi avrai un aggravio di lavoro anche tu. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Grazie mille Claudia, io ci sono comunque. Ciao, arrivederci e buona giornata.